giorno in cui cadde la Bastiglia, a chi gli portò la notizia, Luigi XVI chiese una rivolta, gli fu risposto: no, sire, è una rivoluzione. La distinzione era ed è fondamentale. Vostro avvocato del diavolo deve confessarvi di aver sempre invidiato i cugini d'Oltralpe per la loro rivoluzione e di contro di essersi sempre un po' vergognato per il nostro ribellismo. Non solo perché se nei momenti tragici della tua storia devi fare i conti con Robespierre, poi puoi pensare di aver insorto un De Gaulle, mentre se prendi le mosse da Masaniello tocca accontentarsi di Achille Lauro e non del cantante, ma soprattutto perché in ogni luogo ed ogni epoca, a differenza delle rivoluzioni, le ribellioni, come diceva Carl Smith, sono il più grande regalo che si possa fare al potere, quello vero. Perché vi dico tutto questo? Perché in questi giorni non ci si può non soffermare sull'implosione del non partito di Beppe Grillo, sulla decomposizione, potremmo dire sul fallimento del grillismo. Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio, infatti, del resto si sa, le congiure si fanno sempre di notte, 15 senatori e 16 deputati del movimento, non votando la fiducia a Draghi, si sono messi al di fuori dello stesso non partito e sono stati prontamente espulsi. Tra questi, devo confessarlo, personaggi ai quali non riesco a riconoscere un'uncia di stima, non solo politica. Un mappazzone, per usare un neologismo culinario e televisivo, di ignoranza, vittimismo, parassitismo sociale, forcaiolismo fascistoide o stalinista, che è da sempre la stessa cosa, complottismo, e potrei continuare per ora. Eppure oggi sento di dovere, metaforicamente si intende, indossare la mia toga e difenderli. E non solo perché il vostro avvocato del diavolo coltiva una tale antipatia per i censori da parteggiare spesso e volentieri per i censurati, ma perché loro sono il Movimento 5 Stelle. Sì, signori, gli espulsi sono il Movimento 5 Stelle, non quelli che volevano fino a qualche mese fa Draghi in ceppi, questa delle manette è per loro una fonte di irresistibile eccitazione. Per le vicende del Monte dei Paschi e oggi lo votano plaudenti perché sono preoccupati di non riuscire più a pagarsi il mutuo. Sì, signori, è più grillina la Lezzi, quella che ci diceva che il PIL saliva perché d'estate i condizionatori d'aria stavano accesi o che voleva sostituire l'ILVA con la coltivazione delle cozze di Beppe Grillo. 100 volte più grillina di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle è imploso, sì, ma non sono gli espulsi a non essere più grillini. Bisogna dirlo con chiarezza, sono gli altri a non esserlo più. Sono quindi disposto a difenderli senza se e senza ma, anche perché sono certo che qualche attenuante dalla totale inconsapevolezza di sé e del mondo che li circostava, l'attaccamento cialtrone ma comprensibile a poltrone, stipendi, prebende, riuscirò a fargliela riconoscere. Nessun attenuante invece per tutti gli altri, per chi li ha votati, per chi li ha blanditi, per chi li ha portati al governo e per chi ce li ha mantenuti, e infine per chi ci ha inflitto in uno dei momenti più tragici della storia repubblicana questo mediocre spettacolo. I grillini sono stati solo una cattiva declinazione della cattiva coscienza della nazione, fatta di vittimismo, di assistenzialismo, di forcaiolismo. Loro sono il mostro, ma voi, cari signori, siete il dottor Frankenstein.